È più di una semplice impresa. L'Assieco, dopo 3 ore, con un set vinto 34-32 durato 46 minuti, batte al tiebreak e poteva andar meglio la fortissima vice capolista Santa Croce sull'Arno, apparsa persino superiore al mitico Bergamo col duo Walla-Fedrizzi. Cuore immenso, voglia di farcela e salvarsi, agonismo allo spasimo, ma anche tanta qualità e, tra le righe, infinito lavoro dietro le quinte, se noi toscani non li batti. Bravissima Ortona, bravissimi tifosi, i soliti dragoni non solo, ottimo un ambiente, tutto che vuol dare un senso logico a una rincorsa che ha dell'incredibile se si pensa all'andata. Splendida prestazione collettiva, concitazione particolare per De Paolo e Ferrato e, in crescendo, Fabi. Rinascita di Sant'Angelo, peccato aver sciupato un punto che sarebbe oro colato per una classifica che comunque erode due lunghezze al Portoviro. A un paio di turni dal termine, passando per i play-out, il miracolo appare possibile. Stenta, e non avrebbe dovuto, l'Abba Pineto che liquida 3-0 un Brugherio retrocesso e composto da ragazzi appena usciti da scuola. Di buono il successo, ma in una serata con Bertoli in cattedra non si può rischiare di regalare 7 a un avversario senza pretese, a cui in ogni caso vanno gli applausi. In A2 femminile il via alla Pool Salvezza, senza fortuna ma non è la prima volta, dal 2-1 al 2-3 con un tiebreak compromesso per un soffio, perso a 13 naturalmente, l'Altino non ce la fa contro un Modica dei tanti ex tra tecnico e atlete, un gran peccato anche per il morale appena ritrovato. In B KO pesanti di entrambe le nostre Alba e Paglieta, mentre in B1 femminile pausa forzata per la Teatina. In B2 infine vince solo il Teramo che conserva la vetta ma ha una gara in più con un bel 3-1 sul Pagliare, mentre cedono la Cetias Montesilvano a Potenza Picena e un rabberciatissimo Pescara 3, anche stavolta con quasi tutte under 18 in campo, nello scontro salvezza Bisceglie. Riposo obbligatorio per la Danunziana a Bari.